tutti sono Arezzo! Sono arrivati ad Arezzo da tutta Italia per celebrare il giubileo di San Donato, dalla Calabria, dall'Abruzzo, dalla Puglia, dalla Toscana e ancora dalla Campania. Erano un migliaio i fedeli che, nonostante le condizioni meteo avverse, hanno preso parte all'iniziativa, nata anche per volontà del parroco della cattedrale e della pieve di Santa Maria, Alvaro Bardelli, per rendere omaggio al patrono di Arezzo, venerato anche in molte altre comunità. Lucania, Basilicata e il nostro paese. È già venuto ieri perché il santo protettore è San Donato e quindi sono venuti a onorarlo. Noi da Guardia Grele, provincia di Chieti, Abruzzo, perché San Donato per noi è il patrono. Allora sono stati invitati tutti quelli dei paesi in cui San Donato è il patrono e noi stiamo qui come ospiti, siamo allora, felici signori... di esserci. San Donato di Comino, provincia di Frosinone, ai confini col Parco Nazionale di Abruzzo. Siamo parecchi, ne siamo 175, con 3 autobus, ci siamo fatti una bella sfacchinata stamattina e va bene così. Per San Donato va bene così. Il nostro santo patrono, quindi è il massimo, no? per noi. Non sono mancati ovviamente anche numerosi arritini arrivati in cattedrale per rendere omaggio al patrono della città. San Donato per noi è molto importante perché è compatrono con la Madonna del Conforto, per cui un giubilare in questa occasione è ovviamente quello che si poteva sperare, insomma. E Sua Eccellenza ha fatto una cosa grande. Il giubileo di San Donato si inserisce all'interno delle celebrazioni per l'anno santo straordinario della misericordia, indetto proprio da Papa Francesco. Le celebrazioni sono iniziate alle 9 del sabato mattina con l'attraversamento della Porta Santa e l'omaggio all'Arca di San Donato. I fedeli hanno fatto poi tappa alla pieve di Santa Maria per omaggiare il busto reliquiario del santo e per poi ritrovarsi in Piazza Grande per il saluto del sindaco Alessandro Ghini e delle autorità e dare così il via alla processione verso la cattedrale. La cerimonia si è svolta all'interno del Duomo a causa della pioggia che ha bagnato l'iniziativa, una cattedrale gremita per la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il Clero.